Che giocatore! Che giocatore! Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Rudy Zlatan e questo è il nostro Chievo. Partiamo subito dall'allenamento perché, come al solito, all'inizio episodio lo faccio io. Ho preso tutti A, è salito Poku a 73, ma questo sarà un episodio straimportante perché, guardate un po' la classifica, mancano 9 giornate alla fine. Noi siamo a meno 1 dal Benevento, ancora, here we go again, perché è già successo, poi ci siamo distanziati ulteriormente dopo aver colmato una distanza di 10 punti, ma questa volta non possiamo permettercelo. Perché? Perché mancano soltanto 9 partite, quindi semplicemente è lo scatto decisivo per il campionato. Andiamo a vedere subito chi affronterà il Benevento in questa prossima sfida di campionato. Noi affrontiamo il Trapani, il Benevento gioca contro il Venezia e non sarà facilissima perché comunque gioca Pierluigi Penso ed è una partita sempre insidiosa. Andiamo subito a giocare. Buonasera e bentornati amici della Serie B, c'è la 30ª giornata. Ecco qui le scelte dell'allenatore Rudy Zlatan in porta, c'è come al solito Schemper da destra verso sinistra, Dijkman, Cesar, Capuano e Brivio, quindi confermati i 4 in difesa. Stessa cosa per il centrocampo, Akpak Pro al fianco di Valdifiori, Vignato alle spalle di Iturbe, Ciciretti e il ritorno del capocannoniere Gianluca Scamacca, che ha guardato la partita contro l'Empoli al Castellani dalla panchina per un infortunio che aveva subito nella partita precedente. È stato sostituito alla perfezione da Meggiolini, che comunque si accomoda in panchina. Risponde il Trapani, carne secchi in porta del Prete, Fornasier, Minelli e Scaglia con Moscati, Togordò, Colpani in mezzo al campo. È un 4-3-3 con le tre punte che sono Nzola, Pettinari e Tulli. Tutto pronto, l'arbitro dà il via a questo match di Serie B. È la 30ª giornata, iniziata adesso. Hickman regala però un pallone agli avversari, occhio a Moscati che può andare alla conclusione, esce Brivio, il pallone resta lì, Cesar dice di no, poi attenzione perché sbaglia in uscita il Trapani, quindi Scamacca va da Vignato che passa in velocità, attenzione, buona la giocata di Vignato, arriva anche Scamacca dalla parte opposta ma è solo Vignato davanti al portiere, prova a calciare Emanuel Vignato, 1-0 Chievo, ha segnato il numero 25, il numero 13 della sua stagione. Dopo pochi minuti il Chievo la sblocca con un gran contropiede, con la velocità e l'astuzia e soprattutto la freddezza di Emanuel Vignato, che forse poteva anche servire. Scamacca lì vicino a lui lo ha guardato, non ha pensato a nient'altro che alla conclusione, batte carne secchi e siamo in vantaggio allo stadio Bentegodi con il gol del numero 25. Largo lo va a prendere Dijkman, il pallone di ritorno per Moscati, movimento di Pettinari, Moscati prova a mettersi in proprio, poi serve dentro Colpani, il tacco per Pettinari, prova a calciare! Un gol bellissimo del Trapani, lo ha segnato Stefano Pettinari che riporta in parità il match, veramente una gran conclusione da fuori e loro molto bravi, devo dire stanno giocando veramente un ottimo calcio, noi stiamo difendendo anche bene perché in realtà gli abbiamo concesso sì una conclusione ma dai 20 metri, anche abbastanza pressato, è stato bravo però Pettinari a trovare l'angolino, Schemper non è riuscito ad evitare che la palla entri e si insacchi alle sue spalle, quindi 1-1 ha segnato Stefano Pettinari al 31esimo, il quinto gol in questa Serie B, tutto da rifare per il Chievo. Vignato si fa vedere tra le linee, il pallone arriva per Valdifiori, profondo da Scamacca, spalle alla porta, si gira con un movimento splendido, Scamacca calcia la parata di carne secchi, poi ancora Vignato cerca uno spazio per il cross e non lo trova, decide di tornare quindi fuori da Valdifiori. Iturbe è entrato dentro, il pallone è per lui, vede il movimento di Scamacca, ancora Scamacca, prova a portarla sul destro e la conclusione, anzi era un tocco forse a cercare Akpak Pro. Prolunga di testa, Valdifiori vuole il movimento di Vignato, poi Akpak Pro in area di rigore, Akpak Pro! C'è il gol del Chievo! Al 64esimo ha segnato l'ivoriano Akpak Pro! Sono sempre loro, se non Scamacca, a toglierci le castagne dal fuoco e mi riferisco a Vignato che fa l'assist e al nostro ivoriano Akpak Pro che qui
compie un ottimo inserimento, poi nell'uno contro uno con Carne Secchi dimostra di avere anche un buon sinistro di collo pieno, va a cercare il pallo lontano, non precisissimo, ma basta la potenza al Chievo per passare in vantaggio contro un ottimo Trapani fino a questo momento. Adesso siamo avanti, ma dobbiamo legittimare il risultato, magari andando anche sul 3-1. Intanto decimo gol in questo campionato per un centrocampista veramente formidabile come Akpak Pro. Noi andiamo a togliere Scamacca, che comunque sia è tornato dopo l'infortunio, quindi non è ancora al meglio delle condizioni. Mettiamo dentro Meggiorini, che comunque ha fatto bene ultimamente, sembra essere in buona forma. Ma che sta succedendo qui? No, no. Evacuo, pressato, Semper. Mamma mia, io stavo spingendo X per togliere il menu e invece Semper è andato a passare un pallone praticamente ad Evacuo. Il Chievo batte il Trapani 2-1 ed è una vittoria importantissima, faticata, voluta, lottata, e alla fine è arrivata e siamo felicissimi per questo. Così possiamo anche guardare al risultato delle altre per vedere poi quello che succederà in questa giornata. E noi intanto il nostro l'abbiamo fatto, partita non brillantissima in realtà, ragazzi, come vedete anche dalle statistiche non abbiamo brillato, però l'importante in questo momento è fare sempre 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 i tre punti. Ha vinto anche il Benevento, vince anche l'Empoli, deve giocare ancora il Frosinone. Con chi devi giocare, Frosinone mio? Con il Perugia fuori. Dovrebbe essere un'abbastanza agevole vittoria. Che cosa ho detto? Una vittoria abbastanza agevole, volevo dire. Andiamo ad allenare i nostri calciatori. Vignato sale a 72 grazie a passaggio corto, che sta aumentando piano piano, sta diventando un giocatore sempre più fondamentale. Il nostro Emanuel Vignato, lo abbiamo detto da inizio stagione, lui ha da rimanere qua e deve fare quello che sa fare meglio, cioè il fenomeno. Così noi intanto ha vinto contro il Perugia per 1-3. Noi affrontiamo il Chiavari, cioè la Virtus Entella. Il Benevento gioca contro il Cittadella, che comunque è undicesimo in classifica. Vedremo cosa succederà all'Empoli con il Pordenone. Il Frosinone chiude con la Salernitana. Un buon pomeriggio e benvenuti al Comunale di Chiavari. Si affronta la Virtus Entella e il Chievo Verona per la 31esima giornata di Serie B. Ci sono due cambi rispetto all'ultima sfida per il Chievo. Giocano sia Pucciarelli al posto di Ciciretti che Tripaldelli al posto di Brivio. Prova ad andare dentro, pallone respinto, ancora Valdifiori. Akpak Pro si fa vedere, c'è il movimento di Scamacca che chiede l'1-2 con Valdifiori. Il pallone di ritorno è per lui, Vignato. Valdifiori, occhio, zona, tiro, prova la conclusione. La parata di Contini in calcio d'angolo. Poi per Koulibaly che imbecca largo Coppolaro. Scambio ancora con Koulibaly, Pucciarelli riesce a chiudere. Occhio al movimento in profondità di Turbe, che può andare. Occhio al contropiede del Chievo, lasciato scoperto colpevolmente questa fascia. Il Lentella, pallone dentro per Vignato, può andare alla conclusione. Sempre lui ci sta trascinando, Emanuel Vignato, il numero 25, realizza il numero 14 in questa Serie B. Ed è veramente una sentenza in queste ultime giornate il nostro Emanuel Vignato. Prima imbecca il contropiede con i Turbe, che può andare solissimo a destra. Appena esce il difensore a chiudere, vede il movimento di Vignato dentro, l'appoggio è per lui, che non può sbagliare. 1-0 al 17esimo. Koulibaly, Caturano, va da Morra, attenzione, zona tiro, Morra si appoggia ancora lì indietro. Caturano prova a calciare, Semper prova a puntare subito Schienetti, che tiene il pallone in campo. Occhio al movimento di Coppolaro, costretto ad uscire il Chievo. Occhio al pallone che resta lì e alla fine trova il pareggio. Trova il pareggio la Virtus Entella, il numero 9 a sciogliere gli indugi lì davanti al portiere, che aveva comunque bloccato la conclusione del numero 18. Presa colpevolmente scoperta la nostra retroguardia. Salvatore Caturano mette dentro uno dei più classici 1-1 per il Chievo, perché ogni volta che andiamo in vantaggio alla fine lo subiamo sempre, sempre. E adesso dobbiamo rifare tutto da capo. Quindi Vignato va dentro da Akpak Pro.
Movimento di Scamacca che vince un contrasto in aria. Scamacca non riesce a calciare. Questo lo Scamacca di qualche tempo fa non lo avrebbe sbagliato. Va a cercare Scamacca, elude un avversario, prova a calciare. La parata di Contini, poi Turbe la tiene in campo. Ancora a spingere il Chievo con Valdifiori. Si fa vedere a Pac Pro. Pallone per Scamacca, la porta sul destro. Scamacca prova a calciare. Torna al gol Gianluca Scamacca. Sono due, il Chievo avanti, ha raddoppiato dopo il pareggio di Caturano. Ci pensa un altro numero 9, Scamacca. Non era in perfette condizioni, ma adesso speriamo che si sia risbloccato il bomber, che tanto ha fatto bene fino ad ora. Poi un piccolo infortunio gli ha dato qualche pensiero in più e si era visto. Prima aveva mangiato un gol che comunque uno come lui solitamente non sbagliava. Una volta sì, due anche, non tre. E infatti Scamacca fa 21 in campionato. In rimessa, il tocco è dentro per Akpak Pro. Cercato Scamacca, di prima dentro per Vignato. Vignato non calcia, dentro ancora da Scamacca. Cosa hanno fatto questi due? Cosa hanno fatto questi due? 3-1 al 38esimo minuto. Azione tutta di Scamacca e Vignato. Il pallone ricevuto dal numero 9 vede il movimento di Vignato alle spalle della difesa. Con un tocco morbido lo serve. Vignato non calcia, attende il movimento del compagno, lo riserve e poi da lì uno Scamacca ritrovato, non può sbagliare, doppietta. E riabbracciamo il nostro bomber che fa 22 in campionato. E adesso sì che possiamo sognare qualsiasi risultato con un Vignato così e uno Scamacca ritrovato. Tutto è possibile. Occhio poi al Chievo che può ripartire. C'è Vignato, movimento di Pucciarelli, il pallone è per lui. Pucciarelli la fa scorrere e alla fine ritorna un avversario, lo risalta, prova a mettere dentro per Scamacca, che prende l'ascensore e va a battere ancora una volta il portiere avversario. Sono tre, è scatenato Gianluca Scamacca, che qui veramente ha sovrastato fisicamente Koulibaly. Guardate, ha preso la scala, l'ascensore, le scale, non si sa cosa ha preso, non si sa, ma è praticamente volato e ha messo dentro con una violenza inaudita il gol del 4-1. Adesso la partita è in ghiaccio. Scamacca mio, Scamacca mio. Che giocatore, che giocatore! Chiede l'1-2 con Valdifiori. Valdifiori trova un tunnel importante. Attenzione ai Turbe, va sul secondo palo. Splendido gol, splendido gol di Ciciretti, che si inserisce dove c'era spazio. Lo cerca i Turbe con il destro. E poi, nonostante non sia uno dei più alti del campionato, in realtà è un anno da giardino, riesce a trovare la conclusione di testa, perché si è inserito con i tempi giusti il nostro numero 18, che trova anche la gloria personale dopo averla regalata per bel 15 volte in stagione. 5-1. Battiamo 5-1 la Virtus Entella. Scamacca va a reclamare il suo pallone. Sentite i fischi del pubblico, si fanno sentire veramente in maniera importante, perché la squadra è ultima in classifica e oggi ha subito una lezione severa. Il Benevento pareggia, il Benevento pareggia e noi passiamo per la prima volta dopo non so quanto in testa alla classifica. La notizia del secolo, c'è il sorpasso finalmente da parte del nostro Chievo. Andiamo a più uno sul Benevento, strameritato? Lascio decidere a voi, ma comunque c'è da dire che c'è stato un momento della stagione dove eravamo a meno 10 e tutto sembrava impossibile. Poi si è scatenato un certo Scamacca, che adesso ha 23 gol fatti e mancano ancora 7 giornate alla fine. Chissà cosa succederà, eh. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti dal Marcantonio Bentegodi. Oggi gioca la capolista, il Chievo, che ha superato, grazie all'ultima vittoria contro la Virtus Entella, il Benevento in classifica. Si trova per la prima volta dopo mesi e mesi in prima posizione e oggi è chiamata quindi a confermarla vincendo, battendo il Venezia, che ha dato filo da torcere al Pierluigi Penzo.
formazione titolarissima da parte del Chievo, che schiera naturalmente davanti questo calciatore qui che ha fatto la tripletta nell'ultima sfida contro la Virtus Entella. Tutto pronto, vediamo come si comporterà in questo nuovo, in questa nuova posizione il Chievo, con questa nuova responsabilità sulle spalle. Ancora Casale, Suciu, si fa vedere Aramu, pallone per Suciu, dentro da Aramu, esce Semper che dice di no ancora. Che parata di Semper, occhio al contropiede del Chievo che si distende con Aquac Pro, pallone in profondità intercettato, però poi diventa buono per Scamacca. Scamacca può provare la conclusione, ha provato una finta, si fa vedere Ciciretti, la finta di Ciciretti, però a portarla sul mancino. Occhio a Ciciretti, la conclusione è centrale. Si fa vedere Scamacca, controlla questo pallone, lo porta sul sinistro. Scamacca, le finte, doppio passo, prova a calciare, non trova la porta, pallone che resta lì, era in fuorigioco. Vignato non controlla questo pallone, ancora Vacca a cercare dentro Fiordilino, davanti il movimento di Zigoni, prova ad attaccarlo Poku, mamma mia che scivolata ha fatto qui. Dentro da Scamacca, prova a concludere questa azione, viene chiuso, occhio perché Opoku viene preso in controtempo, può andare Zigoni, deve uscire Semper che prova a chiudere la porta, Zigoni calcia, prende il palo, si salva il Chievo, mamma mia. Dickman si fa vedere dentro Scamacca, la fa passare, Scamacca in aria, la porta sul mancino, la conclusione parata da Pomini. Ok, blocchi dentro, il pallone per Scamacca, la tocca Iturbe, tocca corto per Brivio che ha una buona conclusione, la prova Pomini in calcio d'angolo, pallone dentro, occhio a Zigoni, movimento di Capello in mezzo a due, è passato Capello e c'è il gol, e c'è il gol del Venezia in mezzo a Capuano ed Opoku, c'è il movimento di Capello che riesce a passare, poco reattivi i nostri difensori centrali e in questo momento il Venezia è avanti, appena abbiamo messo il naso avanti in campionato passiamo sotto per la prima volta dopo non so quanto, forse era successo con l'Empoli, però con l'Empoli era successo nei primi minuti, abbiamo ribaltato subito, adesso è successo quando manca soltanto 25 alla fine e dobbiamo fare una gran prova per andare a vincere su in questa partita. Occhio a Scamacca che adesso è pressato, deve girarsi, si appoggia ad Acquacpro che va da Vignato, chiede l'1-2, attenzione Scamacca dentro da Acquacpro, zona tiro, mamma mia che aveva preso Pomini, ma la palla alla fine entra, ha pareggiato subito il Chievo, lo stavamo dicendo, dobbiamo dare prova subito di forza, lo abbiamo fatto con una splendida azione alla prima occasione possibile. Qui guardate che parata aveva fatto Pomini, per fortuna il pallone è entrato lo stesso, rivediamola, la tocca forse con la mascella, penso che l'abbiamo preso in faccia, segna però Akpak Pro che poi fa l'esultanza del pollo, 11° gol in campionato per lui, siamo in parità ma adesso la voglio vincere, la voglio vincere e quindi vado a mettere dentro Pucciarelli da una parte, in mezzo al campo mettiamo anche Garitanos e proviamo a spingere con Tripaldelli che difensivamente magari ha qualche laguna ma offensivamente ragazzi è veramente una spina nel fianco, quindi tutto tornato in parità, è esploso il Bentegodi, adesso dobbiamo sospingere però la nostra squadra per cercare la vittoria. Chiede l'1-2 con Scamacca, ancora Vignato, può andare, movimento di Scamacca, Vignato lo deve ignorare perché non c'era il tempo per servirlo, quindi Aquac Pro cerca uno spazio, Aquac Pro si libera soltanto adesso Garitano, servito dentro, pallone per Vignato, entra in aria, una finta di tiro, Vignato, attenzione, pallone all'indietro e andiamo con un po' di fortuna, troviamo il gol grazie a un'azione di Vignato che va sul fondo, prova a mettere all'indietro per Scamacca, c'è l'intervento se non sbaglio di Modolo e la palla finisce alle spalle di Pomini, mamma mia, mamma mia, il numero 15 si vede purtroppo questo pallone sbattere a Marino,
sbattere sul suo stinco e battere inconsapevolmente Pomini, che nulla può su questa conclusione ravvicinata. Con un pizzichino di fortuna passiamo avanti, ma non serve, cioè serve la fortuna, ma non basta la fortuna. Vuol dire che ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto, l'abbiamo rimessa in piedi quando sembrava difficile se non impossibile, e adesso dobbiamo ottenere questo risultato come solo le grandi squadre sanno fare. E vinciamo una partita importantissima che ci permette di concludere questo episodio al primo posto. Onore al Venezia, che ha venduto a cara la pelle, e grazie anche al dio del calcio che ci ha permesso con quell'autogol di passare, ma alla fine nulla viene per caso. Ci siamo meritati questa vittoria e ci meritiamo assolutamente la testa della classifica. La classifica, ragazzi, è stra interessante perché il Chievo è primo finalmente a 69 punti, con il miglior attacco, non propriamente la miglior difesa, infatti prendiamo troppi gol, ma comunque con la migliore differenza reti. Il Benevento a 68 è a meno 1, l'abbiamo superato proprio nella penultima giornata. Il Frosinone ha pareggiato i conti con l'Empoli, che è stato bloccato in trasferta per 0-0. Frosinone ha vinto sempre in trasferta contro il Pisa, e quindi a 64 entrambe le squadre. Questo vuol dire che siamo a più 5 dalla zona playoff. In questo momento noi e il Benevento andiamo direttamente in Serie A. Poi, per quanto riguarda le altre classifiche, lo vedremo la prossima volta, ma comunque Scamacca è ben saldo in testa, quota 23 gol per quanto riguarda la classifica marcatori. Detto questo, ci aspettano nuove ed altre sfide per ipotecare quello che è un passaggio in Serie A strameritato. L'ultima partita del prossimo episodio sarà col Frosinone, quindi questa potrebbe già assumere un risultato di proporzioni rilevanti, molto rilevanti. Detto questo, ragazzi, io vi saluto perché l'episodio finisce qui. Come al solito, ricordatevi che mollare mai, lottare tanto, crederci sempre. Ci vediamo alla prossima, un bacione da tutti. Zlatan.